Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, ben trovati per una nuova pagina dedicata all'informazione. Informazione che iniziamo con le prime immagini, le commentiamo insieme perché le vediamo anche noi per la prima volta, di un incendio che si è sviluppato poco tempo fa, tardissima mattinata, eccolo qua, non molto lontano da Pistoia a dir la verità, siamo in via Valdibrana. Tra l'altro vicini anche al Villon Puccini, sul posto sono immediatamente giunte mezzi e uomini dei vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere l'incendio. Per il momento non sono interessate zone abitate, però insomma, sempre bene, anche perché vedete c'è un bel po' di vento, sempre bene circoscrivere l'area e cercare di spegnere le fiamme il prima possibile. Si sta pensando, anzi, chi è intervenuto sta pensando eventualmente di far intervenire anche un elicottero dei vigili del fuoco per facilitare le operazioni di spegnimento, che sono rese un pochino più difficili per il vento presente, come vedete, in zona. Vi daremo altri aggiornamenti ovviamente durante le prossime edizioni dei telegiornali. Seguiteci anche sulle nostre pagine social. I titoli delle principali notizie di questa mattina. La siccità in Toscana è molto preoccupante. La situazione nella zona di Pistoia, insieme a Livorno e Grosseto, appare ancora più difficile. Il dato emerso in una riunione fra i sindaci delle aree più colpite che si è tenuta a Firenze. Nel loggiato della chiesa di Montale torna la bandiera dell'Ucraina, simbolo di vicinanza al popolo martoriato dalla guerra, oggetto di atti vandalici. A ricollocarla è stato il parroco Don Firindelli. Speranze finite, a meno di sorprese dell'ultima ora. Nella prossima stagione la Pistoiese disputerà il campionato di Serie D. Ieri sera infatti tutte le squadre aventi diritto alla C si sono iscritte, chiudendo di fatto il discorso riammissione degli arancioni. Per lo sport c'è anche una conferma in casa Giorgio Tesi Group, lo vedremo fra poco. Problema siccità, anche se in questo momento sta facendo qualche goccia d'acqua, ovviamente ce ne vorrebbe e diversa di acqua dal cielo. Dicevo, se ne è parlato in Regione Toscana, abbiamo sentito il sindaco Alessandro Tommasi sulla criticità di questo territorio. Una situazione di severità idrica elevata che configura uno dei periodi più siccitosi degli ultimi 20 anni. È quanto emerso dall'incontro convocato in Regione Toscana dall'assessore all'ambiente e difesa del suolo Monia Monni, a cui hanno partecipato i sindaci e l'autorità idrica toscana. I pozzi nelle zone di Livorno, Grosseto e Pistoia si trovano in una situazione peggiore rispetto agli anni precedenti, anche se sostanzialmente in tutti i corpi idrici sotterranei si riscontrano criticità. La situazione è piuttosto difficile per quanto riguarda la siccità. Siamo ad un caso simile a quello del 2003 e per l'acqua appunto potabile, però diciamo il bilancino è sotto controllo e quindi ci sono le risorse idriche. Potranno esserci difficoltà soprattutto per le zone pedemontane e collinari, comunque ci stiamo attrezzando per farvi fronte. Il problema più grave invece è quello che riguarda la risorsa idrica per l'agricoltura, per il nostro vivaismo. Già alcuni vivai stanno utilizzando autobotti, cosa che normalmente in caso di siccità si fa ad agosto, quindi è già stato anticipato di 2 mesi. Quindi credo che la Regione Toscana nei prossimi giorni stia valutando se chiedere una crisi o un'emergenza idrica, quindi l'appello a tutti è quello di razionalizzare al massimo l'utilizzo dell'acqua, sia appunto quella potabile sia quella per l'uso irriguo, e di fare molta molta attenzione perché ancora non sono previste a breve delle precipitazioni. Lo avete sentito anche dalle parole del sindaco, e l'agricoltura a trovarsi in grossa difficoltà. L'agricoltore vive sperando, si pensa sempre all'anno dopo, però ora è una serie d'anni che veramente cambiamenti climatici ci sono. Così Mauro Rossi, imprenditore agricolo da generazioni nella zona di Montemurlo, al confine con la provincia di Pistoia, ci ha raccontato il dramma che l'intero settore agricolo sta vivendo. La siccità ha colpito duramente, mettendo a rischio interi raccolti. Nei campi della sua azienda si coltiva grano, mais, erba medica. Il caldo è solo l'ultima piaga dopo i danni prodotti da uccelli ed ungulati. Da girasoli, copiccioni alle porte delle città, questa maniera è una disperazione. Per evitare piccioni e queste cose lì ci saranno messi sui mais. Il mais ora
un po' di arrivare ai cinghiali, ora dentro non ci si salva più, non ci si salva più. E poi ora ci si mette anche il tempo, la siccità. Stessa sorte nei terreni coltivati nella stessa zona dal giovane Leonardo. Il grano ha un 30% in meno di cosa potrebbe essere stato, però non ci lamentiamo, almeno si trebbia. Col gran turco, col mais, non si va neanche a trebbiare, soprattutto l'ultimo seminato. Segno per capire che la pianta ha poco futuro è quando la foglia inizia a seccarsi. Inizia a seccarsi e le basse, perché poi tutti i giorni la crescano. Forse poi da ultimo secca è la della spiga ed è finita. Problemi che si sommano ai rincari legati anche alla guerra in Ucraina per l'urea usata come fertilizzante nel terreno. Dalla CIA Toscana Centro, di fronte ad un quadro dove solo il 9% dell'agricoltura regionale beneficia di impianti di irrigazione, mentre il restante può contare solo su piogge o soluzioni provvisorie, l'invito alla definizione di un piano irriguo per tutta la Toscana, sfruttando i fondi del PNRR. Soluzioni quali potrebbero essere? Attrezzarsi per tempo, dando anche la possibilità ai produttori di poter realizzare questi bacini in azienda, in modalità le più semplici possibili, autorizzandole anche con i comuni in tempi ragionevoli, perché diversamente abbiamo sentito questo produttore, da una coltura si passa a un'altra e in fondo rimane solo la disperazione, purtroppo, perché le hanno provate un po' tutte e ora appunto che il grano turco, anche con quello che è successo con la crisi anche dell'Ucraina, starebbe spuntando dei prezzi molto molto interessanti, purtroppo manca completamente il prodotto, quindi uno scempio da tutti i punti di vista. A Montale, sotto il loggiato della chiesa, è stata ricollocata la bandiera dell'Ucraina. Nei giorni scorsi era stata vittima di un atto di vandalismo, stracciata e bruciata in parte. Ora è presente nuovamente. La bandiera dell'Ucraina, che nei giorni scorsi era stata oggetto di un atto vandalico, è tornata al suo posto. A ricollocarla all'ingresso della chiesa di San Giovanni Evangelista a Montale è stato il parroco Don Paolo Firindelli, presente anche il sindaco di Montale Ferdinando Betti. Stamani si issa sul loggiato della parrocchia la bandiera dell'Ucraina. È un segno di solidarietà e di vicinanza a un popolo che soffre, che è martoriato dalla guerra. E l'attenzione degli inizi di febbraio scorso mi sembra un po' calata. E allora questo fatto increscioso di aver trovato la bandiera bruciata e di averla dovuta rifare, ricucire, rissare, spero e mi auguro che serva a far scaldare gli animi e l'attenzione della gente verso questo popolo che tra l'altro è ospitato qui a Montale, alcune famiglie vivono in mezzo a noi e lavorano con noi. Questa è la speranza e l'augurio. Stamattina sono qui insieme a alcuni montalesi, Don Paolo, è stata ripristinata la bandiera dell'Ucraina in segno di solidarietà al popolo ucraino dopo il fatto increscioso di una persona che aveva dato fuoco, un gesto davvero brutto, inspiegabile. Stamattina è stata riposta di nuovo la bandiera dell'Ucraina, segno di solidarietà da parte della Chiesa di Montale, da parte di tutta la comunità e questo un grazie a Don Paolo per questo gesto. Parliamo di un libro, un nuovo libro scritto da Francesco Mati, questa volta a quattro mani con Francesca Petrucci. Un futuro triste e cupo dove le persone vivono chiuse in se stesse, incapaci anche solo di ricordarsi della natura e l'universo dove vive la giovane Lin, protagonista dell'ultimo libro di Francesco Mati, scritto a quattro mani con Francesca Petrucci ed illustrato da Giovanni Ballati. Il libro per ragazzi dal titolo Lin, il segreto dell'erbario alchemico, presentato a Toscana Fair, si propone come un'avventura da leggere tutta d'un fiato e che ricorda anche agli adulti quanto sia importante preservare e curare il nostro pianeta. Una storia che all'interno dell'avventura contiene tutta una serie di informazioni rese facili per i bambini per far capire l'importanza che ha il mondo delle piante, il mondo dei giardini, non per la bellezza ma per la qualità della vita. Il verde può salvarci letteralmente, un po' il messaggio di questo libro?
Assolutamente sì, il verde e i libri direi, quindi la diffusione della cultura e dei valori che con questo libro abbiamo cercato insieme a Francesco di restituire ai bambini, ma non solo. Quindi leggete il libro, leggetelo con i vostri genitori, nonni, amici a scuola, più lo leggete meglio è. È anche un'introduzione però al mondo delle piante, un primo passo per i più piccoli per entrare in un fantastico mondo che ci circonda ma che forse non conosciamo abbastanza. I bambini sono curiosi e noi dobbiamo incanalare la loro curiosità verso cose positive come quelle del regno delle piante, di cui molto spesso in questi ultimi 3 anni gli adulti parlano. Allora, quando un bambino sente dire piantiamo milioni di alberi, è bene che sappia cosa sono gli alberi, cosa sono le piante, ma soprattutto che cosa riserva per il futuro piantare tantissimi alberi, perché se non venissero piantati è un futuro che vede delle città poco vivibili. L'uomo ha uno spirito di adattamento per cui riesce a vivere anche nell'impossibile, ma questo bambino scopre e si accorge che stanno vivendo male e che vivono male perché mancano le piante, e con un paio di guide, una un ologramma, l'altra un'ape un po' speciale, conoscerà un sacco di persone, di personaggi bizzarri, robot, giardinieri segreti. È un'avventura che non, giustamente non vogliamo raccontare, non vogliamo svelare, però questo bambino si ritrova con un incarico pesantissimo: salvare il mondo. Sta per tornare il Porretta Soul Festival. Are you ready to have some fun, Porretta? Yeah! L'attesa è finita, finalmente torna il Porretta Soul Festival, 34esima edizione. Finalmente torniamo a un'edizione, speriamo normale, estiva, 21-24 luglio. Avremo come di consueto un cast internazionale, la house band super collaudata, Anthony Paul Soul Orchestra e alcuni pezzi del 90 come Larry Springsteen, abbiamo John Nemeth, abbiamo Terry O'Davi, J.P. Vimeni e i Black Belt, Juran Thomas, Fred Wesley per una serata dedicata a James Brown con Martha Haig. Sono veramente tanti gli artisti e tra l'altro in un contesto come quello dello street food, dove all'interno dello street food avremo il Rufus Thomas Café, ovvero uno stage all'aperto per concerti gratuiti dalle 11 del mattino alle 7 di sera. E poi tutti si trasferiranno qui a Rufus Thomas Park e chi vuole può anche approfittarne per fare una passeggiata per le vie storiche di Porretta e vedere questi meravigliosi murales. Ne vedete uno alle mie spalle, ma sono veramente tanti, sono ben 13 murales che raccontano un pochino la storia del Porretta Soul Festival, ma soprattutto la storia della soul music. Lo sport dice che se non ci saranno grandi sorprese, la Pistoiese disputerà il prossimo campionato di Serie D. A meno di sorprese dell'ultima ora, nella prossima stagione la Pistoiese disputerà il campionato di Serie D. A mezzanotte di mercoledì infatti scadeva il termine ultimo per la presentazione dell'iscrizione alla Serie C. In bilico c'erano soprattutto la Triestina, il Messina e il Teramo. Le prime due hanno prodotto documenti richiesti con largo anticipo, mentre gli abruzzesi ci sono riusciti in extremis grazie ad un colpo di coda dell'ex presidente Iachini, ora socio di minoranza, che ha provveduto alla fideiussione di 350.000 euro e a coprire alcuni debiti pregressi. A questo punto la società arancione, che era la finestra da prima della lista nell'elenco delle riammissioni in attesa di un forfè, dovrà abbandonare qualsiasi sogno di poter rientrare fra i professionisti. È vero che ora la parola passa alla Covisoc, la commissione di vigilanza delle società professionistiche, e che ci potrebbero essere delle bocciature proprio addirittura d'arrivo. Il Consiglio federale della FIGC ratificherà il tutto l'8 luglio. Ma è anche vero che si cadrebbe in un vero e proprio ginepraio fatto di ricorsi, appelli contro appelli, con i tempi inevitabilmente stretti per chi vuole allestire una squadra competitiva sia al piano di sopra che al piano di sotto.
E poi c'è da considerare una sottile particolarità che potrebbe fare la differenza. La Pistoiese è la prima nella lista delle possibili riammissioni, ma non in quella dei ripescaggi, che dovrebbero eventualmente subentrare dopo il pronunciamento della Federcalcio. A questo punto forse conviene pensare al futuro prossimo per affrontare una quarta serie all'altezza della situazione e con l'obiettivo di conquistare immediatamente la promozione. C'è un'altra conferma in casa della Giorgio Teti Group, rimane anche per la prossima stagione il pivot veneto Daniele Magro, ormai Pistoiese acquisito perché è al suo quinto campionato con la maglia biancorossa, 133 presenze all'attivo per lui con la società di Via Fermi. Fra poco, 14.40, Agri Notizie Scia, rubrica dedicata al mondo dell'agricoltura, poi la rubrica TG Salute, si parlerà dell'attività quotidiana per un invecchiamento attivo, poi un posto a tavola con Azzurra. E quindi state freschi con noi in attesa della nuova edizione del programma estivo di TVL. Questa volta i redattori di questa trasmissione ci porteranno a conoscere il mio paese, Altopascio, perché no? Noi ci vediamo alle 19.00.